gente, bentornati a questa nuova eccitante puntata. Oggi vedremo uno dei primi titoli per la Xbox, non la 360, ma la prima di Xbox. E vi dico soltanto che il titolo che vedremo qua è uno terrificante, ma comico allo stesso tempo. Buona visione, gente! La Microsoft era entrata prepotentemente nel mondo delle console videoludiche nell'anno 2001 ed ebbe al suo seguito molti sviluppatori che riuscirono a dare una buona quantità di titoli, molti validi e molti poco validi. Il titolo che vedremo qua oggi è un titolo realizzato dalla storica Rareware nell'anno 2003. Si tratta di Grabbed by the Ghoulies. La trama di questo gioco è molto semplice, è incentrata su due ragazzi che si chiamano Cooper e la sua fidanzata Amber, che passano davanti al maniero Ghoulhaven, di proprietà del barone Von Ghoul. La ragazza viene rapita da delle creature ghoulies, che sono dei mostri che abitano in quella casa, e viene portata dentro. Il certo Cooper, il protagonista che utilizzeremo, parte alla ricerca di questa ragazza ed è affiancato dai consigli del maggiordomo Crivens. E mano a mano che andremo avanti, la storia diventerà molto più affascinante, ma non aspettatevi dei grandissimi colpi di scena. Insomma, come vi ho già detto prima, è una storia molto semplice. Analizzando gli aspetti tecnici, passando per la grafica, dobbiamo dire che Grabbed by the Ghoulies ha una grafica veramente spettacolare. Abbiamo ambientazioni con molti poligoni, realizzate quasi come se fossero quelle di un cartone animato, ma sono belle da vedere. E anche per quanto riguarda i personaggi, sono tutti ben disegnati e ben ispirati nella forma, e sono anche molto ben animati. La grafica è molto fluida, non ci sono per niente dei rallentamenti. Sono stati realizzati molto bene anche gli effetti di luce. L'unica pecca è che ci vuole un bel po' per caricare il gioco quando si passa da una parte a un'altra delle stanze del gioco, forse perché il motore grafico risulta essere abbastanza pesante, ma questo non è che incide molto sulla giocabilità. Analizzando il sonoro, dobbiamo dire che abbiamo molti effetti sonori che svolgono bene il proprio dovere e sono molto ben integrati all'interno del contesto stesso del gioco. Sono molto carini da ascoltare e riescono a dare un senso di terrore, ma anche di ironia. Ma il vero pezzo forte sono le musiche di sottofondo. Sono dei temi musicali che sono molto terrificanti, ma non è esageratamente terrificanti come in ogni film dell'orrore. Sono molto carini da ascoltare, a volte riescono a dare anche un senso di ironia al gioco stesso. E anche il doppiaggio in inglese qua è stato ben curato, è molto ben integrato e riesce a dare un pizzico di emozione in più al gioco. Analizzando il lato della giocabilità, tutto questo gioco è ambientato all'interno del maniero Ghoulhaven. Ci sono alcuni momenti in cui siamo ambientati nel giardino di questo maniero. E noi giocatori dobbiamo controllare Cooper muovendolo all'interno delle ambientazioni proprio come in un platform tridimensionale e attaccarli
In pratica prende molti elementi da picchiaduro a scorrimento e noi dobbiamo cercare di superare una sfida seguendo certi requisiti per aprire una porta per giungere alla stanza successiva. Se il giocatore manca uno di questi requisiti, comparirà una signora con la falce, che sarebbe in pratica la morte, che inseguirà Cooper e se lo tocca lo ucciderà. Cooper può lottare a mani nude, certo, ma può anche utilizzare altri oggetti che trova in giro che possono facilitargli la vita, certo. Ma ci sono anche addirittura alcuni potenziamenti che possono anche addirittura bloccare dei mostri oppure renderanno più veloce il nostro personaggio per un tempo limitato. Insomma, questo gioco risulta essere abbastanza vario e per quanto riguarda la longevità non è né troppo lungo né troppo corto, ma se giocate a questo gioco vi verrà molta voglia di rigiocarlo e rigiocarlo perché è molto divertente. Purtroppo questo gioco è terminato con un finale che lascia la porta aperta a un seguito, ma visto che ha avuto delle recensioni molto negative ed ha venduto pochissimo, non venne mai realizzato il secondo capitolo. Ed è un vero peccato. C'è una piccola curiosità. In questo gioco compaiono anche come cameo i personaggi di Banjo e Kazooie, visto che sono altri due personaggi creati dalla Rare stessa. Se non l'avete ancora trovato questo gioco, ve lo consiglio caldamente perché risulta essere molto divertente nonostante sia stato molto evitato dal pubblico per colpa della critica. Ci vediamo alla prossima recensione. Vi aspetto!